Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha illustrato in aula la strategia e gli interventi da programmare dopo l'alluvione del 2 novembre scorso. È seguito il dibattito a cui hanno preso parte tutte le forze politiche presenti. Ancora l'emergenza non è finita. L'emergenza la viviamo a Montale, dove l'Agna fino a stamani rilasciava all'esterno la propria acqua e che grazie all'intervento molto forte del genio civile che abbiamo disposto ha visto stasera riassettare gli argini. La vediamo a San Piero a Ponti, nel comune di Campi, dove ancora sono difficilmente raggiungibili alcuni punti. La viviamo a Campi, dove indubbiamente ci sono tante zone nelle quali ancora deve essere tolta dagli scantinati, dai seminterrati, l'acqua, le chiami. Lo vediamo nelle tante aziende che stanno facendo un lavoro durissimo di risistemazione, ripulitura, ricerca di ripartenza, spesso con le lacrime agli occhi. Ecco che io ho cercato di spiegare come questo evento sia stato determinato da precipitazioni così forti che non c'erano state nella concentrazione delle 6-7 ore nemmeno il 4 novembre del 1966, il giorno dell'alluvione di Firenze. E queste precipitazioni così forti si sono sviluppate in un territorio così ampio che ha visto 5 province della Toscana coinvolte, che ha visto per morire 8 persone. Oggi le emergenze sono quelle di chi sta lì nel fango, sono quelle dello smaltimento dei rifiuti, sono quelle dello smaltimento dei liquami, degli spugni. Sono quelle di ricostruire il tessuto da parte del nostro genio civile, delle nostre operatività sulle strade, sulle piazze, sugli argini dei fiumi, sui ponti. Ecco che da commissario mi sento di ringraziare tutto il volontariato organizzato, le forze dell'ordine, coloro che tecnici della protezione civile e dei vari settori o membri dalle colonne mobili che vengono dalle varie regioni si stanno impegnando e si stanno dando da fare proprio perché dall'emergenza si passi alla ricostruzione. È ancora difficile quantificare i danni prodotti dall'alluvione, dice il Partito Democratico, ma faremo tutto il necessario perché le persone e le aziende colpite possano tornare alla normalità. Noi già ci domandiamo quali siano intanto le misure e come con la Regione possiamo dare una mano. Ovviamente è inevitabile chiedere al Governo aiuti sostanziosi che possano aiutare sia le famiglie sia le imprese a ripartire, quindi anche un messaggio di speranza, di aiuto e di vicinanza. La prima cosa è il cordoglio alle famiglie che hanno perso i propri cari, abbiamo saputo poco fa della notizia di ritrovamento dell'ottava vittima e quindi ci stringiamo davvero a fianco di queste famiglie. Noi proviamo a dare una mano come Regione Toscana, è già stato annunciato anche il congelamento dei mutui, la sospensione delle bollette, poi c'è bisogno di liquidità per le imprese, quindi di far ripartire le imprese che hanno bisogno in questo momento di liquidità per riprendersi, ci sarà bisogno di ristori per le famiglie. Ancora è difficile fare una quantificazione dei danni, si parla oltre di 2 miliardi, nelle prossime ore avremo un quadro più preciso e riusciremo anche a definire come Regione cosa chiedere al Governo e come la Regione Toscana può dare una mano e mettere in campo, oltre a quello che già stiamo facendo, altre risorse. La Lega afferma come siano molte le cause che possono aver portato a questo disastro e che nella terza variazione di bilancio sarà necessario destinare la maggior parte delle risorse all'emergenza. Continuare a dire che tutto dipende dalle calamità naturali, dal cambio climatico e dalle variazioni del clima. Oggi sicuramente il problema c'è e va affrontato, però ci sono anche tanti problemi inerenti alla gestione del territorio. Pensiamo appunto alla manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto riguarda i consorzi di bonifica, un ente che purtroppo più volte abbiamo denunciato che ha le risorse limitate, che non ha possibilità di fare interventi infrastrutturali importanti come casse di espansione, di esondazione in tutta la Toscana. Ora la maggior parte dei soldi della Regione Toscana nella terza variazione di bilancio debbono e è un obbligo morale ma soprattutto politico destinarli agli alluvionati, alle aziende, ai cittadini che hanno subito da queste alluvioni ingenti danni a cui dobbiamo dare come Regione Toscana una prima risposta. Fratelli d'Italia chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta per fare chiarezza sulle cause del disastro. I giorni abbiamo incontrato, sentito, ascoltato decine e decine di toscani che ci rivolgono tantissime domande, qualcuno in tono dismesso, qualcuno in tono disperato, tanti giustamente in tono arrabbiato. Ci chiedono
se avremmo potuto fare di più, se la Regione Toscana ha fatto tutto quello che era nelle proprie corde per evitare questo disastro. Ci chiedono se il consorzio di bonifica a cui si pagano i tributi ha fatto il proprio dovere, se la protezione civile è stata coordinata bene, se sono stati fatti i soccorsi in tempo celere. Tutte domande giustissime che abbiamo scelto di non affrontare in questo momento, ma finita l'emergenza noi abbiamo il dovere di stabilire, di istituire una commissione di inchiesta regionale su quanto è accaduto, non per fare la caccia alle streghe, non per cercare i colpevoli, quello lo fanno altri. Il nostro compito è quello di cercare la verità. Anche per Forza Italia è il momento di agire, portando aiuti, ma anche portando a galla la verità su quanto accaduto e le eventuali responsabilità. Chiederemo che l'avanzo d'amministrazione del Consiglio regionale vada nella direzione dell'aiuto delle imprese e delle famiglie dei territori colpiti. Io sono convinto che dobbiamo fare un approfondimento, sono altrettanto convinto e firmerò quando il Presidente Torselli ce la porterà alla Commissione d'inchiesta, perché i cittadini, non la politica, ha bisogno di avere risposte, ha bisogno di capire se nella cinghia di trasmissione qualcuno ha commesso degli errori. Molte le risorse e il personale necessario per la ricostruzione, afferma Italia Viva. Serve oggettivamente che lo Stato, quanto Stato, comprenda l'entità della portata, che va oltre il numero delle vittime, va oltre il numero dei danni subiti, è una dimensione che supera anche quello che magari a Roma viene percepito. Gianni in questo momento deve occuparsi insieme alla nostra Protezione Civile della fase emergenziale. Io starei a quello che deve essere fatto nelle prime ore, conosco bene quello che deve essere fatto, sono stato un amministratore, ho vissuto situazioni similari, è il momento in cui non servono le polemiche, serve avere lucidità nell'organizzare in maniera tempestiva le cose da fare, ma serve avere tanta forza lavoro a disposizione, serve il volontariato, ma servono anche strumenti, aziende, esercito da poter governare, perché ovviamente l'intervento va fatto su un'area molto ampia, è su questo che dobbiamo concentrarsi in queste ore. Per il Movimento 5 Stelle l'illustrazione del Presidente Gianni risulta insufficiente. Avremmo desiderato avere dati maggiori su che cosa è stato fatto, quante famiglie sono state senza energia elettrica, come sono stati risolti i problemi, quando sono stati risolti, insomma dettagli maggiori su quello che è stato fatto. Non li abbiamo avuti, però riceviamo costantemente dai territori colpiti notizie che non sono rassicuranti. L'emergenza è ancora in atto. Non più tardi di ieri sera alle 10 io ero al telefono col vicepresidente del Consiglio Comunale di Campi che mi diceva che esiste un solo sito di stoccaggio per i rifiuti che vede lunghe file di camion in attesa. Di questo passo ci vorranno mesi per poter portare via quella montagna di rifiuti. A termine del dibattito il Consiglio ha approvato con voto unanime una serie di atti di indirizzo presentati da singoli gruppi sia della maggioranza che dell'opposizione. Novembre è il mese del tartufo per San Miniato, una tradizione lunga più di mezzo secolo che si rinnova anche quest'anno. È stata infatti presentata in Sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso la 52esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco, che si svolgerà negli ultimi tre fine settimana del mese. A introdurre la presentazione il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. 52esima edizione, dal senso del valore, del radicamento che questa manifestazione ha a San Miniato, ma in tutta la Toscana. I weekend dell'11, 12, 18, 19, 25, 26 faranno di San Miniato la capitale toscana, la capitale italiana del tartufo. Il tartufo è un'eccellenza della nostra terra e dà il senso di quanto sia importante mantenere vivo, mantenere salubre il nostro territorio. Il buon tartufo nasce dove il territorio è tenuto bene. È bene il titolo che ha scelto il comune di San Miniato, San Miniato Promozione, che pone al centro il tema della sostenibilità ambientale. Solo con iniziative rivolte alla sostenibilità ambientale si può produrre un tartufo sempre migliore. Permettetemi di ringraziare San Miniato Promozione, il suo presidente Marzio Gabbanini, il sindaco Simone Giglioli, di ringraziare
le tante volontarie e volontari che opereranno in quel weekend, ma soprattutto i tanti tartufai. Svolgono un lavoro enorme, a volte molto nascosto, ma anche per mantenere vivo e salubre il nostro territorio. Presenti il presidente della Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e il sindaco Simone Giglioli. Il San Miniato punta sul tartufo, è la 52esima edizione, dunque la dice lunga. Noi organizziamo la mostra quest'anno con una soddisfazione in più. Proprio ieri un nostro chef ha vinto a Qualagna una gara importante, è andato in finale con Alba e ha vinto. Questo ci dà la carica perché per quest'anno siamo la capitale italiana del tartufo, perlomeno relativamente a questo premio. Il tartufo è la terza gamba dell'economia di San Miniato, per cui noi dobbiamo organizzarla sempre al meglio, perché le ambizioni per il nostro tartufo merita di davvero avere un ruolo importante non solo in Toscana ma anche in Italia. Dunque la mostra quest'anno avrà una caratteristica importante, si caratterizzerà per essere allungata, cioè tutto il centro storico sarà interessato, cioè arriviamo ora fino alla piazza più lontana e con tante iniziative dove appunto la parte fondamentale la farà il tartufo. Tartufo e tutti i prodotti tipici della nostra bellissima città, che è città d'arte, città di cultura, città di tradizione, ma anche città di tipicità enogastronomiche importanti. Quest'anno diciamo che tutti gli anni la quantità di tartufo non è che sia tantissima. Quest'anno è leggermente meglio dell'anno scorso, però... Ora sembra un paradosso dirlo in questo momento, ma acqua ne è venuta poca, e spiego il senso perché se no mi prendete per matto naturalmente. È venuta abbastanza a giugno, poi non è ripiovuto praticamente fino ad adesso. Il ciclo del tartufo non è come i funghi che una settimana dopo spuntano, il ciclo del tartufo è almeno un mese, quindi... È presumibile, naturalmente stiamo nelle ipotesi perché la matematica non esiste nel tartufo, capite bene, ecco, non è un'equazione che uno va in un posto e ci trova il tartufo, però è probabile che la stagione buona, anche in maggiori quantità di tartufo, arrivi un po' più avanti, tipo per l'ultima settimana del tartufo. Mi dicono però i commercianti dei tartufi e i tartufai che già in questi già la scorsa settimana la quantità di tartufi è aumentata, perché prima era veramente molto poca. C'è un tema che lo sapete, quello è il cambiamento climatico, è inutile che mi metta a dirlo, il tema appunto anche quest'anno la mostra mercato, quella della sostenibilità ambientale. La regione Toscana, come sapete, dallo scorso anno ha modificato il calendario della raccolta, quindi si partirà dal 1 ottobre e si finirà al 15 di gennaio, che sarà operativo dal prossimo anno, modifica del calendario di raccolta proprio per venire incontro alla stagione. Estate sempre più lunghe, sempre più calde e anche siccità elevate, il 90% del tartufo è composto da acqua, non ce ne dimentichiamo, è chiaro che la stagione sta andando sempre più là, con inverni anche miti, le brinate. Ecco, sono quasi un ricordo dal libro cuore, ecco, e poco altro. Quindi ecco il discorso, quindi è un po' complesso, va dietro al clima. Noi pensiamo che la quantità di tartufo poi maggiore chiaramente abbassa il prezzo, perché prezzi elevati sono un problema anche per noi, perché la commerciabilità è più limitata. Però tranquillizzo tutti, venite a San Miniato, il tartufo c'è, magari sono tartufi di più piccola dimensione, cioè rispetto all'occhio non saranno tartufi bellissimi o grandissimi da vedere e da sentire, però il tartufo c'è, ecco, un po' più piccolo ma c'è. Galileo Chini e Montecatini, un rapporto consolidato nel tempo. Presentato in sala freschi a Palazzo del Pegaso, il volume Galileo Chini a Montecatini Terme, che presenta in una nuova veste i saggi sulle decorazioni del Palazzo Comunale, i pannelli della Primavera e le Terme Tamerici, in occasione del 150° anniversario della nascita di Galileo Chini, artista che ha saputo, col suo stile peculiare, rappresentare la Montecatini d'inizio Novecento. La presentazione è stata introdotta dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Galileo Chini è una di quelle figure che abbiamo voluto inserire tra le figure illustri della nostra
regione. Lo abbiamo fatto a 150 anni dalla sua nascita, lo abbiamo fatto per ricordare la sua capacità di saper tenere insieme tradizione e innovazione, l'ingegno, l'arte, la capacità di saper disegnare il futuro con l'artigianalità e la propria capacità manuale. Uno di quei toscani che vanno ricordati e a cui dobbiamo dare con le nostre iniziative più lustro. Ringrazio il vicepresidente Casucci per aver voluto la presentazione di un libro stupendo che racconta le sue capacità artistiche, un bel regalo per le Toscane e per i toscani. Presenti il vicepresidente Marco Casucci, l'autrice del libro Maria Stella Margozzi, lo storico dell'arte e curatore del repertorio Galileo Chini, Paolo Bellucci. Si tratta di un grande artista toscano, nato a Firenze ma che ha lasciato le proprie tracce indelebili un po' in giro per la Toscana, Borgo San Lorenzo, potrei dire Viareggio, Montecatini Terme. Si è legato soprattutto a Montecatini per lo splendido ciclo pittorico che troviamo ancora oggi ad ammirare presso il Palazzo del Consiglio Comunale. Abbiamo voluto ricordare Galileo Chini come grande toscano. Il Consiglio regionale si è ricordato di Galileo Chini e oggi siamo qui ad ascoltare le parole di chi ha lavorato a restaurare gli splendidi dipinti di Galileo Chini. Racconta le tappe salienti della sua attività, racconta la sua modernità, il suo essere uno dei primissimi artisti in viaggio. E quindi dotato di tutta la curiosità possibile in quel momento in cui appunto l'Oriente era una terra sconosciuta e Chini per la prima volta affronta questo mondo nuovo e riesce a coniugare quelle che sono le caratteristiche decorative anche molto, molto particolari appunto del SIA, ma con quella che è la sua cultura italiana ma anche mitteleuropea, soprattutto aperta appunto alla secessione viennese, a tutto quello che era in quel momento la modernità. Questo libro qui è nato da tre lavori fatti precedentemente e che sono stati revisionati, rivisti, con una nuova veste, cioè, nuova grafica, e che permettono una maggiore lettura, essendo anche in doppia lingua, anche in inglese, di conoscenza con una valenza sia didattica che turistica e conoscitiva. Ecco, direi. Quindi è molto importante questa pubblicazione. In rappresentanza del comune di Montecatini Terme sono intervenuti il sindaco Luca Baroncini e il vice sindaco e assessore alla cultura Alessandro Sartoni. Nel 2021 la città di Montecatini Terme ha avuto il grande onore di entrare a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità di UNESCO attraverso un'iscrizione seriale transnazionale con altre 10 città termali europee a rappresentare quel fenomeno del termalismo europeo che accomuna queste città, sono accomunate da determinate caratteristiche. Una di queste è la bellezza dell'arte e a Montecatini uno dei principali interpreti è stato proprio Galileo Chini con le sue ceramiche, con le sue anche innovazioni, con quello che ha rappresentato a livello internazionale, un artista straordinario che a Montecatini ha lasciato tantissime opere di una bellezza straordinaria che hanno contribuito a rendere così straordinariamente belli i nostri stabilimenti termali e quindi a entrare a far parte anche del patrimonio mondiale dell'umanità. A 150 anni dalla sua nascita lo celebriamo e una diciamo di queste celebrazioni è il diciamo la raccolta che abbiamo fatto di tre precedenti libri che c'erano stati fatti su Galileo Chini con un manuale con tutte le bellezze di questo straordinario artista fiorentino a Montecatini Terme. Per noi Galileo Chini è un dato identitario perché Galileo Chini ha lavorato agli edifici più importanti della città, il municipio, le Terme Tamerici, il Grand Hotel La Pace, che è un po' la cartolina alberghiera di Montecatini. Quindi abbiamo approfittato di questa ricorrenza per ricordare in grande stile non solo l'importanza di Galileo Chini come artista, ma l'importanza di Galileo Chini per la crescita estetica e architetturale della nostra città.